sponsored by Trattoria Cantù dal 1897, alle Fornasette di Olginate in Riva all'Adda. Trattoriacantù.com. Impresa Valassi Fermo e Franco, l'arte di costruire e ristrutturare. www.valassifef.it. Studio dentistico Caponero Dottor Livio, sulla bocca di tutti. caponerolivio.it. Treva Home, la tua casa vacanza sul lago di Como. 340 22 45 235. trevahome.it. Fratelli Calegari Pavimenti e Rivestimenti, l'esperienza che fa la differenza. fratellicalegari.it. Michael Negro e Nicola Strambelli tornano a essere gemelli del gol come negli anni di Matera e regalano 3 punti alla Calciolecco 1912 contro l'Olbia nel fondamentale scontro salvezza del Riga Monticeppi. Blu celesti che dominano, vincono con estremo merito e già al terzo rischiano di andare in vantaggio con questa ottima verticalizzazione di Bob per Capogna, che riesce ad andarsene al centro dell'area con una grande finta al tiro. Il palo esterno sarà il primo dei tre che colpirà il centravanti blu celeste. Poi c'è anche un contatto che non è punito con il calcio di rigore. Minuto numero 4, verticalizzazione di Strambelli, devastante la sua partita, ancora Capogna, stoppata, sterzata, il cross verso l'esterno dell'area, dal limite c'è Bob, poi ancora Strambelli, il tiro deviato, crosta, ex Cagliari, classe 1998, blocca a terra. Minuto numero 5, l'Olbia si fa vedere dalle parti di Safarikas, verticalizzazione di Cocco e guardate cosa fa qui Alex, una parata in tutta la partita e risulta essere già decisiva. Ancora crosta, il 15esimo, rinvia molto male, palla che non supera la metà campo, Capogna fa una grandissima giocata, guardate la verticalizzazione di Nicola Strambelli per Michael Negro, abbiamo detto, sono tornati i gemelli del gol, Negro da sottomisura. Scavetto, crosta, tocca con la pancia, non riesce a deviare, poi sul recupero del difensore non c'è abbastanza celerità ed ecco che al quarto d'ora è meritatamente in vantaggio con l'Olbia, trova veramente il vantaggio in casa dopo vario tempo, vari mesi. Ecco che continua a spingere forte Bobba, ancora in verticalizzazione, scambio Carissoni, Moleri, il tiro che si perde però alla destra della porta, difesa da Crosta con il 28 che guarda la palla scorrere lontano dai tre pali. Ancora l'Olbia che ha un sussulto al 25esimo sulla fascia di sinistra, azione comunque confusionaria, Cocco al centro, colpo di testa che Safarikas riesce a bloccare con questa facile presa e veramente l'Olbia non riesce a costruire null'altro di interessante. Strambelli 27esimo, il tiro strozzato, Crosta in tuffo con e poi avverte i suoi compagni, insomma, dei pericoli che si stanno correndo. Secondo tempo, minuto numero 51, Moleri, verticalizzazione, Strambelli scappa sulla destra, rientra, converge col mancino proprio là dove la voleva mettere da qualche mese a questa parte, l'angolo alto alla destra di Crosta che la guarda entrare in porta inginocchiandosi, prova a soffiarci sopra fra virgolette, e Capogna invece l'accompagna con la sua esultanza. Veramente una perla pazzesca quella di Strambelli, che corona così una partita esemplare, assolutamente da migliore in campo, lui che era a rientro dopo la squalifica post espulsione con la Gian Erminio. Ancora l'Olbia che prova a riaprire il match, Pisano dalla destra, cross al centro, non un granché, colpo di testa che Safarikas mette sopra la traversa per non rischiare, comunque parata non complessa per un attentissimo Alex Safarikas. Negro al centro, palla che diventa un po' larga, Strambelli riesce dalla destra a mettere al cross, Crosta tocca Capogna, terzo palo della partita per Capogna, il secondo non l'avrete visto, era stato intorno al quinto minuto, una mezza rovesciata dal centro dell'area, veramente partita sfortunatissima per il centravanti blu celeste. Negro 66esimo, Crosta tocca sulla traversa, traversa altro legno, colpito dai blu celesti, il quinto di una gara veramente straripante dal punto di vista offensivo. Crosta bravo qua a recuperare la posizione su questo tracciante assolutamente non voluto da Michael. Minuto numero 73, entra anche Danna che non era al meglio, qua direi che non si vede il fatto che ha avuto un virus intestinale, lancia Pastore che viene pescato in fuorigioco e trova anche la via del gol. Pastore però alza la mano l'arbitro, insomma siamo lì, siamo veramente lì su questo incrocio
di Pastore, che aveva trovato la sua prima marcatura in blu celeste, però annullata da questa decisione arbitrale. 78esimo, l'Olbia prova a imbastire qualcosa, verticalizzazione, Coco qua la sponda, il tiro da lontano, Safaricas morbido sul manto erboso del Riga Monteceppi, riesce a controllare, a bloccare la palla con le mani sul terreno. Moleri, verticalizzazione, falla, apre per Pastore, guarda il portiere, lobba qui la traversa. Aggiorniamo il conto, siamo arrivati a 5 legni colpiti dai blu celesti durante questa partita, che stanno già conducendo in questo momento per 2-0. Fate un po' voi i conti, insomma, di quanto poteva andare a finire. Minuto numero 94, triplice fischio arbitrale, l'Ecco torna a vincere. Mancava da settembre la vittoria, dall'1 settembre, dall'Ecco Provercelli, secondo 0-2, 2-0 consecutivi.